si ricorda Vanna Marchi? Vendeva i tronchetti della fortuna, signora, si ricorda? È finita in galera, lei e la figlia. Si piglia l'anello di Vanna Marchi, a cui tenevo molto, e se lo mette via dentro la sacca. A questo punto io ridevo, continuavo a ridere. E il ladro ha capito dopo che di tutta la refurtiva alla fine non c'era più niente. E adesso io ho di nuovo il mio anello, il mio orologio e tutti i miei soldi. Grazie! E siccome ero riuscito a sgominare il ladro più potente, ero contento e quindi ho deciso in questa serata di spiegare, tolgo tutto, un giochetto di magia per i bambini, per permettere a tutti di imparare un piccolo gioco di magia. Quindi guardatelo bene, perché potete farlo anche voi, amici. Voi che ci guardate da casa in questa diretta potete impararlo e riproporlo a tutti i vostri amici. Il gioco si fa con un fazzoletto che si mette in mano. A questo punto, molto lentamente, con le maniche alzate, si dice tutti insieme la parola magica, che è Coccodè. Via! Bene, pensate a quelli che arrivano adesso che sentono dire Coccodè. Più forte, dai! Bravi! E appare l'uovo! Che meraviglia! Guarda, è utile! Lo fate in cucina, le signore, fate la frittata, un gioco di magia, tutti insieme. Signore, è utilissimo. Non applauda che le cade il bambino, signora, non lo facciano. No, vi spiego la magia. Guardate come funziona, signori, per la prima volta lo spiego. So che è proibito, ma lo faccio, eh? C'è gente che dice, guarda sti maghi che fanno questi trucchi. Fazzoletto rosso da una parte, rosso di qualsiasi colore. Uovo cavo dall'altra. È un uovo, semplicemente un uovo svuotato, lo mettete via. Sventolate il fazzoletto rosso con eleganza, avvicinate le mani e che cosa dovete fare? Dovete infilare il fazzoletto dove? Avete capito, oppure avete già visto lo spettacolo, oppure siete maghi. Infilate il fazzoletto all'interno dell'uovo, tranquilli. Dopodiché serve il sale magico, che è quella cosa che non c'è ma piace al pubblico. Sale magico, infatti guarda come sorridono. Dicono tutti Coccodè. E finalmente, chiaramente, appare l'uovo. Raccomandazioni, signori, raccomandazioni. Mai girare l'uovo. La gente dice, ma sei scemo? Se giri l'uovo si vede che esce il fazzoletto. Quindi si può tenere una mano così, ma non si vede manco più l'uovo, non va bene. Oppure si può tenere l'uovo così, ma non è elegante. È sempre meglio tenerlo bene in vista, che tutti lo vedano, e tutti dicono Coccodè di nuovo, provate. E questa volta l'uovo è vero! Grazie! Noi ci siamo riusciti a sporcarci, chiaramente, ma i potenti mezzi del mago mi consentono di pulirmi le mani. E se i giochi vi sono piaciuti, ditelo in giro. Se non vi sono piaciuti, ditelo lo stesso, perché non è giusto che la fregatura la pigliate solo voi. Quindi, mago delle gare Gabriele Gentile, grazie! Ciao! A dopo, Mary. Poi me la spieghi questa sì, del nuovo. Dammi la mano, vieni, che mi devo pulire dall'uovo. Grazie, grazie, preferisco di no, grazie. Niente, a male. Dopo, mago ciao. Delle gare, grazie. Mago Gabriele Gentile. E allora la nostra serata prosegue, più bella che mai, e a questo punto dobbiamo fare qualcosa di molto importante. Oltre a dirvi che il mago Gentile lo vedremo ancora e ci sta preparando qualche altra sorpresa, posso dire che andiamo avanti con la nostra serata e stiamo per partire un po' con la seconda parte, la seconda tornata di balli ad opera dei nostri cinque, delle nostre cinque coppie di campioni internazionali. Però adesso, per il pubblico che ci segue qui e per il pubblico che ci segue da casa, c'è un'altra sorpresa. Ebbene, Vito, il mio cavaliere, il mio collega questa sera sul palcoscenico dell'Arena dello Stretto, Ciccio Franco di Reggio Calabria, lo sapete che è un artista, come dire, a tutto tondo. Lo so, non lo sapete forse, ma ve lo dico io. E mi pare che ha preparato qualcosa di speciale proprio per il pubblico di Reggio Calabria. E allora parta la musica! Ormai ci sei, chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo, mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più.
Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Non lo sai, prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me. Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà, il mio cuore ti sorprenderà. Na 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 na. Sfioro il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Questa sera di presentare insieme anche al cantante Vito Diomede, quindi non solo conduttore, presentatore. Lei è molto gentile, ma è brava, brava, molto brava Marina Maniglio, veramente complimenti a Play TV Italia che l'ha scelta. È vero, è vero. E allora, ci avete fatto sognare ragazzi con questa bella canzone di Gigi D'Alessio. Rimaniamo qua con te, rimaniamo qua con te un attimo. Come no, mi fa piacere, come no. E allora... nell'ambito della, di questo che stiamo vivendo in questi giorni qui a Reggio Calabria, alla terza edizione della Regata di Ulisse, c'è anche un concorso, il concorso Miss Nausicaa. E per chi non lo sapesse, ci tengo a precisare alcune cose. Non è innanzitutto il solito concorso di bellezza, perché insieme appunto all'aspetto fisico che sicuramente conta di ognuna delle fanciulle, che tra un po' vi assicuro scopriremo e vedremo qui su questo palcoscenico, contano soprattutto per la giuria che premierà Miss Nausicaa, prossimo appuntamento domenica, quindi tra due giorni, contano lo stile, non solo, anche la classe e la cultura delle partecipanti. E allora, a proposito di queste Miss, che vedremo da qui a pochissimo, vi posso dire innanzitutto che ognuna di loro rappresenta la città o la zona da cui proviene, perché sai, quest'anno ci sono anche le circoscrizioni che partecipano alla Regata di Ulisse, alcune delle circoscrizioni della nostra città di Reggio Calabria, insieme ad altre città d'Italia e regioni d'Italia. Quindi tra un po', lo sai Vito, tra che poco succede? Tra un po' le scopriremo, le vedremo,
Anzi, le vedremo. Ah, bene, bene, bene. Ho saputo. Sì, che cosa? Che abbiamo il compito di fare loro delle domande. Ah, particolari, particolari. Va bene, allora tutto questo, mi raccomando, vi aspettiamo tra pochissimo, sempre qui in diretta da Reggio Calabria. Ma ho bisogno dell'aiuto del pubblico perché dobbiamo restituire la linea, naturalmente, alla regia, perché c'è ancora qualche consiglio utile, ma siete voi a presentarlo. Siete pronti? Dovete dire soltanto pubblicità. Voglio sentire un piccolo boato, va bene? Al mio tre, attenzione, mi raccomando. Uno, due, tre! Pubblicità! Pubblicità, a tra pochissimo!